più di una semplice regione, nella quale accade anche dal punto di vista fiscale un po' di tutto, o meglio è accaduto di tutto, perché il velo adesso è stato sollevato grazie anche agli interventi del Presidente di Riscossione in Sicilia, che è al telefono con noi, Antonio Fumefreddo. Ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, lei ha cominciato dicendo che c'erano deputati siciliani, regionali e nazionali che avevano conti in sospeso ai quali nessuno chiedeva di pagare, però le vorrei chiedere prima quello che pensa di quello che potrebbe accadere a livello nazionale. Lo Stato dice rottamiamo i contenziosi aperti, ci dica la sua, visto che lei ha detto qui in Sicilia c'è una lista lunga così di persone che hanno conti aperti con il fisco. Lo Stato fa bene a trovare una soluzione perché il contenzioso non è sempre un'incertezza e di sicuro per intanto procura nuove spese, perché bisogna affrontarlo, bisogna pagare gli avvocati e diventa anche una macchina clientelare, quindi le circostanze che lo Stato metta mano al contenzioso, magari per azzerarlo completamente, è un vantaggio per lo Stato e un vantaggio per il cittadino. Vista anche, diciamo con molta chiarezza, la difficoltà che lo Stato ha poi di recuperare anche quando si aggiudica il contenzioso. E quello che denuncio io non è un problema soltanto siciliano. Se la Sicilia negli ultimi 10 anni ha perso 52 miliardi che non è riuscita a recuperare, il Paese ha perso qualcosa come 1.224 miliardi. Sono somme, cifre assurde. Che potrebbero portare il Paese a ben altro traguardo dal punto di vista del PIL e soprattutto potrebbero portare i servizi del nostro Paese a livello di soddisfazione, mentre oggi invece è un disastro. Quindi il mio giudizio è positivo, purché però si faccia una legge chiara, no? Cioè che risolva il contenzioso, non come abbiamo fatto con la rottamazione delle cartelle, che alla fine il problema si ripone da qui a un anno, è evidente che è stata in qualche modo è chiaro è un condono. Bisogna azzerare e bisogna cambiare le norme, cioè bisogna far sì che sia difficile arrivare al contenzioso, altrimenti diventa un condono che è sempre un atto di ingiustizia. Quindi vediamo un po' se finalmente si mette mano in maniera seria. Ma questo riguarda anche tutte le questioni che lei ha sollevato che toccano la Sicilia, perché lei ha detto, guardate, a parte il caso dei parlamentari che abbiamo detto, poi quasi tutti, tranne 4-5, hanno messo le carte in regola. E lei ha detto, qui ci sono fior di comuni, di amministrazioni comunali che non hanno pagato le tasse. Abbiamo anche i petrolieri, coloro che estraggono idrocarburi a largo della Sicilia, ai quali nessuno ha mai chiesto di pagare le tasse. Sai che mazzette che so volate. A livello centrale, in qualche modo potrebbe pesare anche su queste vicende che lei ha citato della Sicilia? No, lì non c'è un problema di contenzioso. E lì proprio siamo a carissimo amico. Sì, esatto, cioè lì non c'è un contenzioso, lì la cosa veramente grave è che la stessa multinazionale che ha la piattaforma Ravenna paga le tasse e giù in Sicilia invece non le paga, ma soprattutto nessuno gliele ha chieste, le tasse regionali e le tasse comunali ovviamente. Quindi è qualcosa che veramente fa pensare, insomma è un patto insopportabile per cui alcuni non pagano. Ma è proprio un patto, pagano. Senta Presidente, noi siamo qui lontani e non riusciamo proprio a comprendere come sia possibile, ma se lei usa la parola patto, dobbiamo pensare che in fondo qualcuno può aver fatto finta di dimenticare. È certo, no. Io non te li chiedo, tu non li paghi. Se per 30 anni nessuno è andato presso la piattaforma petrolifera, noi ci siamo andati con i nostri ufficiali sartoriali, e chi dirige quei cantieri, quelle piattaforme, ci dice no, non è mai venuto nessuno, premesso che le tasse si pagano anche quando nessuno te le chiede perché le prevede la legge, però resta da indagare come sia stato possibile che in 30 anni nessuno abbia chiesto soldi. E quanto vi devono i petrolieri? Sono circa 20 milioni di euro l'anno. Se per 30 anni non li abbiamo chiesti diventano 600 milioni di euro, ovviamente non possiamo più chiedere ciò che si è prescritto, quindi possiamo chiedere gli ultimi 10 anni, ma sono cifre enormi. Ma voi siete andati lì materialmente con il motoscafo a bussare? Noi siamo andati, sì esattamente, a bussare, qualcuno non voleva farci entrare, abbiamo minacciato che avremmo chiamato i carabinieri. A quel punto siamo entrati e la sorpresa è stata... La sorpresa è stata che... è stata. Si sono meravigliati
di vedere funzionari che chiedevano soldi non per loro, perché evidentemente se fino a quel momento non c'era andato nessuno a chiederli, un motivo ci sarà. Il famoso mercimonio dei residui attivi che io ho sempre avuto in mente.